Allora, buonasera a tutti, benvenuti su Tutored, bentornati sulla nostra piattaforma. Io mi presento rapidissimamente, sono Giuseppe di Tutored e mi occupo delle nostre esperienze online. E oggi sono felice di darvi il benvenuto a questa nuova esperienza con il team di SPE. È un piacere rivedere Adriano, con cui ci siamo visti 3 volte nell'ultimo mese. Quindi ciao Adriano, bentornato. Grazie. Tutto, come stai? Tutto bene? Informissima. Informissima come sempre, benissimo così, ma benvenuti soprattutto a Regina Brix. Ciao Regina e Andrea Ciao. Conti. Ciao. Allora, con voi andremo un attimino ad approfondire quelli che sono i trend e le innovazioni nell'ambito food and beverage, che è un po' come dire, una delle chiavi di SP. E lo faremo anche in modo interattivo, nel senso che su Tutored non vogliamo limitarci a come dire, una lezioncina teorica, vogliamo andare un po' più nel concreto, darvi un po' un riferimento pratico di quello che poi andrete ad affrontare nel mondo del lavoro e quindi oltre a scoprire le innovazioni trend del momento in ambito food and beverage, con Regina e con Andrea vi potrete mettere in gioco attraverso una breve challenge e sviluppare la vostra idea innovativa. Poi ovviamente saranno gli speaker a raccontarvi, a spiegarvi meglio la dinamica e come dire il modo con cui andrete a realizzare a sviluppare la vostra idea innovativa. Io invece vi rubo giusto un minuto per presentarvi questa piattaforma. Trovate tutto ciò che vi interessa sulla barra di sinistra, che è quella in arancione. Lì c'è la chat, quindi Conversations, dove potrete inserire i vostri commenti. Se avete qualche piccola domanda, dubbio, fateli, inseriteli lì perché vi rispondiamo. E invece poi ci sarà a fine esperienza online uno spazio riservato alle vostre domande, ai vostri dubbi per quanto riguarda il master di SP, ma qualsiasi altra curiosità che Regina, Andrea, ma anche Adriano ovviamente potranno sciogliervi in termini di dubbio. Questo tipo di domande vi consiglio di inserirle nella sezione Question and Answers che trovate sempre sulla barra di sinistra, c'è il punto interrogativo. Questo perché? Perché poi possiamo condividere sullo schermo e fare in modo che tutti possano leggere la domanda. E poi invece c'è il simboletto bianco con lo sfondo nero in basso sulla destra che vi dà la possibilità di orientarvi e disporre lo schermo a vostro piacimento. Ho già parlato tanto, Adriano, io ti lascio il palco virtuale, so che poi introdurrai al meglio Regina e Andrea, poi a loro sarà dedicato ovviamente tutto il contenuto del quale vedete già adesso proiettate le slide. Ragazzi, a voi. Allora, vado velocemente. Allora, io mi chiamo Adriano Sorgente, mi occupo della missione dell'orientamento degli studenti per il Master International Food and Beverage Management, detto anche Master in Food perché ha un nome molto lungo. Allora, ve lo racconto brevemente, è un programma che si articola fra due differenti campus che sono Torino e Parigi, è un programma full time. Quindi dovrete essere presenti sui due campus. Probabilmente conoscete già la realtà di SCP, noi abbiamo diversi campus, ma in questo caso il master specializzato è focalizzato esclusivamente su Torino e Parigi. Il punto numero 4 che vedete nella slide è un generalmente io i ranking non mi fermo troppo, però in questo caso qua richiede un attimo di attenzione perché quest'anno siamo stati messi primi al mondo come master in food. Questo è un traguardo veramente importante perché insomma, quando si è terzi, quarti ce ne sono altri 3-4 avanti. In questo caso qua primi insomma è veramente vuol dire che non ce ne sono davanti. Questo è proprio un traguardo molto molto importante sia per il master che per la scuola, sicuramente grazie, e non è una sviolinata, ma alla professoressa Regina Brix e al professor Francesco Venuti, che si occupano veramente molto del master. E come vedete, tra l'altro, sotto nei quattro cerchietti, durante il master, che è un master veramente pratico, andrete a fare dei workshop, andrete a fare delle company visit, sia nella scuola che fuori dalla scuola, avrete un progetto reale sui quale lavorerete, avrete dei casi pratici a lezione sui quali lavorerete, imparerete la teoria, ma imparerete anche soprattutto la pratica. Oltre a questo, c'è anche l'aspetto più ludico che può essere, per esempio, quello della cucina. C'è l'ultimo cerchietto che trovate, è Chef for a Week, quindi andrete in una scuola di cucina di
di fama, insomma, diciamo, europea e mondiale, dove sono formati moltissimi chef importanti e cucinerete effettivamente dei piatti, vi insegneranno tutta la struttura di un ristorante, tutta l'organizzazione, quello che c'è dietro, dalla cucina alla sala, tutto. Quindi vi divertirete, studierete ed è sicuramente un master molto, molto, molto interattivo. Faccio ancora un'ultima parentesi personale. Io vedo l'impegno che io mi occupo anche del master in management, non che non ci sia impegno nel master in management, ma vedo l'impegno che mettono i professori, mette Regina, mettono gli ex studenti, perché qui vedete un altro, nell'altro quadrato vedete Andrea, che è un ex studente, che dopo vi racconterà un po' la sua esperienza e lascerò poi loro la parola, ma mettono tutti un impegno infinito in questo master. Quindi troverete persone disponibili, i professori sono disponibili, gli ex studenti sono disponibili, è una realtà molto molto interessante e molto molto casalinga, nel senso bello del termine, perché vi sentirete come una grande famiglia. Io vedo i food adesso, li sento, chiacchiero con loro, fanno gruppo, creano startup insieme, si mischiano insieme sia sentimentalmente che come amicizia, perché nascono spesso nuove coppie, nuove idee, insomma, è una realtà, oltre ad essere molto internazionale, perché sono più, quest'anno mi sembra, non ho ancora il dato preciso, ma più di 16 nazionalità differenti, quindi è veramente, veramente internazionale, dalla Francia, l'India, Cina, Italia, Spagna, Germania, ovunque, Stati Uniti, ovunque nel mondo. Non mi dilungo molto, io rimango a completa disposizione, i miei contatti li avete tutti sul sito, troverete ancora il contatto probabilmente di Elena Galvagno, che è la mia collega, che in questo momento in maternità io la affianco, quindi se trovate Elena Galvagno sappiate che scrivete anche a me, e non sono Elena Galvagno, ecco, è molto più carina. Sì. Bello. Sì, decisamente. Decisamente più carina. E quindi, nel senso, se avete dubbi, domande sul programma, avete ancora tempo fino a fine giugno e poi anche una data in luglio per fare application, quindi, insomma, scrivetemi che guardiamo poi nel dettaglio tutto. Vi lascio alla professoressa Regina e ad Andrea. Io mi dileguo, la mia parte è finita. Insomma, poi Regina, se hanno delle domande o qualcosa di specifico, certo, tu sei assolutamente in grado di rispondere, ma se poi vuoi dare il mio indirizzo, io assolutamente, sai che certo, le ascolto tutti volentieri. Ciao a tutti, mi raccomando, ascoltateli perché non ve ne pentirete. Va bene, grazie Adriano, grazie mille. Ciao. 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 Allora, ancora buongiorno da parte mia, una brevissima introduzione solo su due punti che Adriano ha già un po' accennato, non vi racconto tutta la mia carriera perché, visto che non sono più giovane, passerebbe troppo tempo, ma solo per dire una cosa, io sono tedesca ma in Italia e Andrea è qua, è italiano e adesso in Germania, abbiamo cambiato un po' i ruoli, esatto, che vedrete, che è anche molto bello. E un'altra cosa che diceva già Adriano, questa masterclass, la piattaforma lo permette di essere interattivo, ma i nostri corsi, e questo sicuramente dirà anche Andrea, sono estremamente interattivo e pratici, e per quello ho messo anche un po' dove ho lavorato nella mia vita, per farvi vedere che c'è proprio tanti esempi, tante testimonianze e siamo molto molto vicino alla realtà, sempre naturalmente con i concetti anche teorici. Quello che faremo oggi, vi presentiamo insieme, io inizio con una parte sui trend, cosa sta succedendo nel mondo di food and beverage, e poi Andrea riprende questo discorso sul suo, diciamo, ambiente specifico con qualche piccola challenge anche per voi. E naturalmente, se ci sono domande, scrivetele nella chat. Non lo vediamo noi magari subito, ma alla fine c'è anche la possibilità. Allora, il mondo food and beverage, e per quello sono anche molto appassionata, perché io adesso sono col master proprio dal primo giorno, proprio dall'inizio, e Andrea è stato anche nella prima classe, per quello sono contenta, e vedete che c'è sempre relazione con gli studenti, con gli alumni. Proprio adesso, sei anni fa, che faremo questo master, e siamo cresciuti anno dopo anno, e questo è molto bello.
Allora, il mercato food and beverage è proprio un mercato bellissimo, per quello non mi annoierò mai, e forse anche voi no, un giorno, perché ci sono sempre cambiamenti. A un lato è faticoso perché si deve sempre aggiornarsi, ma l'altro lato è bello perché si deve seguire novità, innovazioni. E come sappiamo tutti, nell'anno 2020 è cambiato non solo la nostra vita, con le mascherine, con tutto quello che sappiamo, ma anche naturalmente come mangiamo, cosa mangiamo, come pensiamo del mondo food and beverage. Allora ci sono tantissimi cambiamenti da 2020 e visto che anche il mondo in 2022 purtroppo è cambiato di nuovo con quello che sta succedendo intorno a noi, anche questo ha un impatto naturalmente sul mondo food and beverage che seguiamo, dobbiamo seguire, e facendo anche questo master sarà parte sempre anche dei nostri corsi quello che sta succedendo. Iniziamo un po' sulla dinamica, e questa è anche la cosa bella di questo mercato food and beverage, perché è un mercato molto dinamico e in crescita, nonostante quello che sta succedendo, o forse per quello che sta succedendo. Food and beverage è un mercato in crescita continua, e questo è molto bello. E c'è una previsione, prossimi 3-4 anni, c'è la crescita di 7% mediamente. Anche un lato bello del mercato è che, specialmente in Europa, ma anche in America, anche in Asia, è un mercato molto importante per posti di lavoro, per crescita, per persone che ci lavorano. E solo in Europa ci sono 5 milioni di persone che lavorano in questo ambito di food and beverage. E quello che fa anche il mercato molto interessante è che la metà delle aziende sono piccole e medie imprese, sono family business, sono start-up. Secondo me anche questo numero cambierà ancora di più, perché ci sono sempre più startup, agri-food tech, che stanno crescendo in questo mondo. E ci sono più di 300.000 aziende solo in Europa in questo ambito. L'ultimo slide come introduzione per farvi vedere le dinamiche in questo mercato è che sappiamo tante cose che hanno cambiato la nostra vita, e sappiamo adesso che anche i prezzi hanno un ruolo importantissimo, perché c'è scarsità di certe materie, certi prodotti. E solo per farvi vedere questo slide, che io trovo impressionante, come voi vedete in nero i prezzi dei produttori, e vedete la linea verde i prezzi dei consumatori, e poi la differenza è quello azzurro. E vediamo che proprio gli ultimi mesi, inizio 2022, e sappiamo anche perché, c'è questa crescita enorme dei prezzi di produzione e anche un aumento ancora piano piano dei consumer prices, ma verrà sicuramente molto di più, specialmente in alcuni settori. E comunque una ricerca abbastanza recente, qualche settimana fa, diceva comunque che non si vede ancora il cambiamento dal punto di vista consumatore, come fa la spesa. Per quello al momento è ancora rimasto nelle sue abitudini, ma vedendo questo cambiamento dei prezzi cambierà sicuramente, e questo avrà sicuramente un impatto poi su lavori, se uno lavora nell'ambito food and beverage. Adesso un slide che non voglio spaventarvi, e non dovete leggere tutto, ma questo è un slide del famoso Kotler, e guardate solo quell'ambito dove c'è il cerchio rosso. Come si è cambiato il mondo del marketing o del mondo delle strategie aziendale, da vendere solo prodotti da un punto funzionale, adesso si parla di le aziende, i brand devono fare qualcosa per migliorare il mondo in cui viviamo, e lo sappiamo tutti, chiediamo anche cosa fa l'azienda sotto l'aspetto sostenibilità, sociale, e questo è proprio l'approccio in cui anche quando parliamo di trend, quando parliamo di innovazioni, dobbiamo, anche Andrea lo sottolineerà,
dobbiamo sempre tenere in mente non solo vendere prodotti nuovi, ma dimostrare anche che un'azienda fa qualcosa bene, buono, per migliorare il mondo in cui viviamo, incorporando anche tutti i social, i communities, avere anche il lato emozionale. E questo è un grande cambiamento, specialmente nel mondo food and beverage, perché lì è proprio un mondo con tantissima concorrenza, competitor, che chi lo fa il passo giusto avrà un vantaggio nell'ambito di crescita e anche di innovazioni. Quando si pensa a questo migliorare il mondo in cui viviamo, c'è anche una statistica, ci sono diversi istituti che fanno regolarmente delle ricerche, delle statistiche, che dice, specialmente la vostra generazione, la Gen Z, anche millennials, ma Gen Z di più, chiede proprio alle aziende e ai brand cosa fanno per migliorare il mondo. E se no, 50% in questa ricerca dicono che cambierebbero o Void eviterebbe un brand se non prende una posizione che dimostra che vuole migliorare il mondo. E questo naturalmente è forte, 50% significa che le aziende proprio devono ripensare e non pensare solo ai profit, che naturalmente è importante, ma anche dimostrare la loro ambizione di migliorare qualcosa nel nostro mondo. Questo era un po', diciamo, introduzione breve sul mercato, e adesso entriamo in tre trend, consumer trend, che hanno un impatto sul mondo food and beverage, e non solo un impatto, ma anche che sono collegati con quello che anche dopo Andrea, dal lato azienda dove si trova ora, racconta cosa significa se voi lavorate in un'azienda di food and beverage. Ci sono molto più trend. Io o noi insieme, Andrea e io, abbiamo selezionato questi tre, ma ci sono naturalmente più trend, ma abbiamo selezionato questi tre perché comunque sono quelli che hanno un impatto forte sul mondo di food and beverage. Il primo trend è healthy eating and living. Pensare sempre a come posso migliorare il modo come mangio. Il secondo trend è local versus global, e anche big and small, piccole aziende, grandi aziende. Il terzo è premiumization and innovation, specialmente nell'ambito food and beverage. E tutto insieme, non è che si guarda separatamente questi trend, anche questo sarà da dire. È un insieme, perché se io penso a come posso mangiare più salutistica, c'è anche il discorso local e global, e c'è anche il discorso premiumization, non c'è una separazione. E diciamo la parentesi di questi tre è anche che le aspettative oggi di voi, specialmente Gen Z, del consumatore, voi volete trasparenza nella comunicazione delle aziende, volete una esperienza con quello che comprate, che vedete, e qualcosa di nuovo, di impattante. Andiamo adesso nel primo trend, dove si parla di mangiare più salutistica, o healthy eating, in inglese è più facile, healthy eating. Cosa significa e cosa c'è dietro? Allora, la prima cosa, cosa significa se uno o le aziende parlano di prodotti più salutistiche o healthy products? La prima cosa, il focus del consumatore oggi è immunity, perché tutto quello che abbiamo sopravvissuto e vissuto, non solo sopravvissuto anche, ma anche vissuto gli ultimi 2 anni, aveva un impatto sulla nostra salute: stare più dentro, fare meno sport, sempre davanti al computer, avere più malattie. Allora ci vuole proprio prodotti che mi danno la immunity per il mio immune system, che mi aiutano per la salute più a lungo termine. E questo sotto l'aspetto di better for you, ci sono tantissime aziende, anche le multinazionali, ma anche le piccole,
che investano in questo ambito di prodotti più salutistiche, più salutistici, per proprio seguire questo need del consumatore. Dentro questo c'è anche il discorso di io vorrei mangiare quello che fa bene a me, perché io sono una persona diversa di Andrea o di voi. Allora i prodotti personalizzati, perché ognuno sa che è un altro sistema immunitario, o anche i risultati del sangue mi danno già qualche indicazione oggi cosa potrei mangiare, cosa no, e sempre più persone sono interessati a proprio sapere cosa è proprio per loro la personalizzazione. E personalizzazione è un grande trend in tante categorie, in tanti mercati, perché è proprio una cosa che dà un'esperienza, e esperienza, come abbiamo visto prima, è una cosa fondamentale di offrire al consumatore. Dentro questo discorso di mangiare più healthy, naturalmente c'è tutto il discorso di proteina, di plant-based, eco-friendly, natural, e anche lì c'è una tendenza forte di persone che comunque aggiungono alla loro dieta i prodotti, diciamo, vegan o plant-based. Non è che, guardando le cifre a destra, 4% of consumers reportedly following a vegan lifestyle, 4% sono vegani, non sono tanti, ma c'è sempre più gente che aggiunge questi flexitarian, diciamo, che mangiano altre cose, ma in più, per stare più sani, aggiungono le cose plant-based, non solo per la salute, ma sappiamo anche per la planeta. E le aziende, un esempio qua è Unilever, che in diverse loro categorie inseriscono sempre più prodotti che sono plant-based o vegetarian, o comprano anche piccole aziende locali, che hanno un focus su prodotti più vegetariani, come questo vegetarian baccia, o le zuppe, o i gelati. Cornetto o Magnum, Cornetto è stato il primo che è stato inserito come un gelato vegan con un grande successo, e poi anche salsicce, tutto quello che in Germania anche si mangia, adesso c'è una grande tendenza di averlo anche, come sappiamo, plant-based. Poi questo mi curiosisce tantissimo, e appena lo vedo lo vorrei provare, è un salmone plant-based. È proprio quello che questo startup che è stato creato nel 2021, e hanno preso 2 milioni di investimenti da un fondo per proprio sviluppare questo prodotto che assomiglia non solo a un salmone, ma anche come gusto e molto più salutistica e anche meglio per l'ambiente, per creare questo plant-based salmon fillet, che dicono sarà sul piatto in 2024, forse già prima. Allora, questa tendenza di mangiare sempre più healthy viene anche ripetuto in una ricerca o in diverse ricerche, e il 63% degli italiani dicono che preferiscono oggi, nel 2022, una dieta più healthy, e questo è una crescita di più di 30% anche in comparison al mondo. Per quello in Italia sembra ancora più forte questa tendenza. Abbiamo parlato tanto di la gente mangia sano, la gente diventa vegetariano, vegano, ma è veramente così? Io so che Nutella ha fatto l'anno più, il fatturato più alto nella tutta la loro storia durante il Covid. Allora, com'è possibile, se tutti dicono mangiamo healthy, vegan, tutto quello, ma all'altro lato i prodotti dolci con tanto zucchero, che non sono molto sani, crescono alla grande? Allora, com'è possibile? È veramente così come ho detto prima? Allora sì, è così, il trend è
essere e vivere più salutistica. Ma c'è un contratrend, diciamo, una cosa di mai sottolineare, e questo è del bello del settore food and beverage, perché c'è sempre anche l'altro lato, meno male, perché c'è anche il lato della cioccolata che sta crescendo. Perché? Perché la gente, specialmente durante Covid e anche dopo, anche adesso che siamo ancora, speriamo dopo, ma nella fase, diciamo, pre-dopo, che dicono, per esempio, quasi 40% dei consumatori hanno detto che hanno aumentato il consumo di cioccolata, e 75% dei consumatori in US hanno anche detto che per loro è importante mangiare cioccolata, perché c'è l'indulgence, well-being, mi dà relax. Per quello c'è l'altro lato. A un lato c'è questa necessità e questa voglia di vivere più sano, e all'altro lato comunque voglio fare qualcosa bene per me, voglio godermi un momento. Allora meno male che anche il mercato della cioccolata, delle cose dolci, non è che non esisterà nel futuro, meno male. Ma sta cambiando perché vediamo in quasi tutti i segmenti di dolci, di cioccolata, di snacks, che c'è sempre più la direzione anche con functional ingredients, o con meno zucchero, o con proteina, o con qualcosa aggiunto che almeno dà la sensazione, o meno grasso, dà la sensazione di essere un po' più, diciamo, salutistica. E anche la sostenibilità col packaging, col materiale, con gli ingredienti, sta entrando in questo mercato. Per quello rimane questo mercato di fare qualcosa bene per me, di mangiare dolci, ma sta cambiando un po', diciamo, l'approccio e anche gli ingredienti. La seconda cosa che sta succedendo, parlando di questo mercato più salutistica, pensando alle multinazionali, a Nestlé, sicuramente anche Ferrero, Pepsi Cola, e sappiamo che hanno dei prodotti, tanto zucchero, non sempre molto sani, ma comunque sanno che il mercato si sta muovendo in questa direzione e stanno comprando piccole aziende o grandi aziende nell'ambito di nutrition o plant-based, come l'abbiamo visto anche prima con l'esempio di Unilever. Per quello c'è questa tendenza di andare come multinazionale, sapendo che il mercato sta cambiando, anche Coca-Cola, Pepsi-Cola, stanno investendo tantissimo in altre aziende che portano prodotti più naturali, più sostenibili e anche meno, diciamo, grassi o dolci. E questo ci porta velocemente al secondo trend, quello di local e global e big versus grandi, come l'abbiamo visto prima. E c'è una tendenza, anche grazie al Covid o durante il Covid, che tanta gente ha preferito comprare prodotti locali nell'ambito di food and beverage. E questo era in tutto il mondo, questa è una ricerca dell'Europa, ma anche in tutto il mondo. E in questa ricerca 70% dei consumatori in Europa hanno detto che preferiscono comprare prodotti che sono prodotti o creati locali. E cosa sta cambiando? Quest'altro è una tendenza, diciamo, cosa vuole il consumatore oggi? Vogliono più local supplier, vogliono più owned label, sono quelli non dei multinazionali, delle marche, ma anche private label o anche no label. Solo pochi well-known national brands, ma c'è più gente che sta, diciamo, evitando, c'è una meno 10% di persone sono favorevole a well-known global brands. E questo, potete immaginare, è una bella sfida per le grandi aziende, perché nel mondo di food and beverage ci sono tantissime piccole aziende, come abbiamo visto prima, ma ci sono anche tutti questi multinazionali che conosciamo tutti, da Barilla, Ferrero, Nestlé, Mondelez, Unilever, e loro hanno una bella sfida perché la gente oggi preferisce di comprare prodotti locali.
E anche questo veniva sottolineato, viene sottolineato da una ricerca proprio fatta quest'anno, che food and beverage made in Italy è quello che sta crescendo. La nuova tendenza dopo Covid, e sono contenta che parliamo dopo Covid perché significa che siamo forse fuori, 20% degli italiani dicono che scelgono made in Italy. E 82% degli italiani hanno detto che preferiscono e vogliono proprio dare più supporto, più aiuto alla local economy e local work, per quello preferiscono made in Italy. C'è una grande tendenza. E questo crea un po' anche un bel lavoro per chi lavora nel marketing o un bel conflitto, perché significa pensare a prodotti globali e locali. E questo non so chi di voi, magari qualcuno vuole dire o scrivere nel chat, voi siete tutti italiani immagino, se conoscete questo famoso Creamy Alfredo sugo di Barilla. Qualcuno lo conosce? Qualcuno l'hai mai visto? L'ha mai visto? Comunque è un sugo per America e in America sono convinti che questo è un sugo italiano. Ma di solito, purtroppo non vedo le vostre facce, ma di solito quando faccio vedere questo sugo Alfredo con panna, parmigiano, garlic, ogni tanto anche mettono dentro funghi e pollo, spesso inimmaginabile per un vero italiano come sugo per la pasta. Invece per gli americani è il sugo numero uno. Per loro questo è un sugo italiano. Per quello ho messo questo esempio che nonostante un'azienda internazionale come Barilla, un assortimento internazionale, se io voglio crescere e avere successo in un paese che magari ha altri gusti, devo decidere di lanciare un prodotto che magari anche non è nelle mie radici di essere proprio italiano. Per quello hanno lanciato questo prodotto in America perché volevano una quota del mercato più grande perché è il sugo più importante in America. Quello in mezzo non è proprio di food and beverage, ma l'ho inserito perché tanti trend nel mondo di food and beverage vengono anche dal mondo di fashion. Cosa sta succedendo in fashion? Spesso c'è anche un passo che arriverà al food and beverage. E questo è un altro esempio di un'azienda di fashion, è un Coscher, che è una, mi sa che è un'azienda di Louis Vuitton, che per la Fashion Week a Milano hanno creato dei vestiti sotto il marchio loro, ma in partnership o cooperazione sia con Puma che con Ace Milan, che fa vedere che volevano dare un tocco locale al loro approccio internazionale o francese, perché sanno con questa personalizzazione, questo tocco locale, la gente si sente più coinvolta. Poi un altro esempio che io non dico di più perché Andrea lo prenderà in mano dopo, o in mano, sì. Almeno racconterà, è questa pizza famosa, non dico di più. Perché non spoiler. Sì, diciamo dopo, ma purtroppo non vedo le facce, Andrea, dei studenti o dei partecipanti, perché spesso alcuni prodotti sicuramente non possono immaginare. Comunque questo è un approccio per dimostrare prodotti globali devono avere un tocco locale o una tendenza locale, un gusto locale, perché è quello che almeno le grandi marche devono fare per avvicinarsi nel mondo food and beverage ai consumatori. Allora andiamo un po' più veloce. Questo ho trovato anche interessante perché questo dimostra in una ricerca fatta proprio recentemente, prima di Covid, o 2020, appena dentro Covid, in Francia, che dimostra quanta fiducia il consumatore ha in grandi aziende o piccole aziende. E si vede che è molto interessante, è positivo per grandi aziende, quello rosso, una crescita enorme per il momento di Covid, durante Covid, nella fiducia in grandi aziende.
Invece quelli delle piccole aziende era già più alto, ma è stato più o meno stabile. Ma c'era una tendenza positiva che la gente crede che le grandi aziende in un momento di crisi magari potrebbero dare più fiducia. E questo è dovuto, e questi sono alcuni commenti da grandi aziende, per esempio quello di Coca-Cola dice: "As consumers adjust to stay at home lifestyle, they are making fewer shopping trips and filling bigger baskets after often based on availability and orientate to know trusted brands." Allora, esco meno e mi fido di più delle grandi aziende perché so che loro, con tutta la produzione, tutta il processo, magari sono più affidabile. Anche quello di Heinz, Kraft Heinz: "I think in times of uncertainty, consumers turn to brands that they trust. They want to experiment less." E questo è una, diciamo, una chance, una possibilità per grandi aziende multinazionali di riprendere e riguadagnare un po' il terreno che hanno perso per la vincita, diciamo, delle piccole aziende. E volevo anche farvi riflettere un attimino, non perdiamo tempo, ma riflettete un po' e pensate un po', magari chi vuole anche scrivermi dopo o nel Q&A, secondo voi cosa sta succedendo adesso anche nei prossimi anni? Sono ancora le grandi aziende che stanno ricrescendo o quali sono le sfide che avranno? Perché c'è un continuo cambiamento nel comportamento in confronto a piccole aziende e grandi aziende. Andiamo nell'ultimo trend, prima che do la parola a Andrea, che è premiumization innovation. Premiumization lo vediamo in tutti i settori, segmenti, ma anche in food and beverage. Anche se la gente ha meno soldi, è un po' come con i dolci, vuole comunque una cosa particolare, una cosa speciale, una cosa innovativa. E cos'è una cosa, diciamo, innovativa o premium? Primo sono le cose che mi danno una esperienza, che toccano uno dei miei cinque sensi, una cosa con origini, ingredienti originali o di distinctive origins, o una cosa artigianale. E sempre di più la gente conferma che investirebbe o pagherebbe anche di più se un prodotto dà una esperienza, una cosa in più. E ci sono anche dei esempi, tipo Unilever ha lanciato, e per quello ho detto, i trend sono anche da vedere insieme, perché plant-based, premium, local, healthy. E Unilever ha lanciato un premium light ice cream con probiotics per far la gente sentirsi meglio, più balanced, comunque non per non eliminare proprio il gelato dalla loro lista. E un altro esempio incredibile che ho trovato sotto l'aspetto di premium è un startup, Oishi e si chiama anche The Tesla of the Strawberries. E loro coltivano in vertical farming. Sono tutti temi che noi anche durante il Master in Food and Beverage andiamo naturalmente molto più in profondità, cosa è vertical farming, abbiamo delle testimonianze, ma comunque loro stanno coltivando questo vertical farming e si dicono o si dice che queste strawberries, fragole, hanno un gusto mai avuto. Io non ho mai mangiato una, ma lo vendono, immaginate, per $50 per 8 strawberries ai chef, e hanno un successone. Naturalmente parliamo di segmenti di nicchia, ma comunque vediamo che questa nicchia è comunque richiesta e dà sempre un tocco in più, una cosa in più. Questa era la parte, diciamo, brevissima, perché sui trend, su tutto quello si può parlare per ore, brevissima su questi trend e cosa sta succedendo nel mondo di food and beverage. Ma la cosa importante, lavorando in questo settore, importante ma anche appassionante, bellissimo, perché
uno deve sempre pensare cosa è il prossimo passo, cosa sta succedendo. E speed, velocità, sono le cose importanti per sviluppare nuovi prodotti e innovazioni. Allora, prima che inizia Andrea, volevamo darvi due domande in poll per rispondere. E non so se vi fate vedere adesso le due domande. Sì. Allora, prima domanda, vi prego di dircelo. Quando hai mangiato l'ultima pizza? Era ieri, negli ultimi 3 giorni, o nella ultima settimana, o è già più di una settimana fa, o mai? Dateci una risposta, per favore. Allora, intervengo un secondo, Regina, per chiedere a Chiara se può cliccare sui 3 puntini che trova a fianco al sondaggio, in modo tale che possiamo vedere anche le risposte che man mano arrivano. E quindi di fare, esatto, share results, perfetto, eccole qui. Io clicco qua? Eccole, abbiamo risolto, le vediamo. Benissimo. Perfetto, grazie mille. Ok, allora tanti, il 1° di maggio, mi sa, gli ultimi 3 giorni, ultima settimana, più di una settimana, forse sono i non italiani, non lo so, ma mai bravi. Ok, perfetto, benissimo. Allora, bene, teniamo questo in mente. E seconda domanda? Quando hai mangiato l'ultima pizza surgelata? Wow, cambia molto. Cambia molto, cambia molto. 7% gli ultimi 3 giorni, 7 ultima settimana, 30 quasi più di una settimana, 57, 50, qualcuno ha cambiato idea. Mai la metà, diciamo la metà mai. Ok, Andrea, adesso la tua bella sfida. Grazie, ragazzi. Grazie a te, Regina. Devo dire che una presentazione bellissima mi ha fatto venire un po' di nostalgia di quando ero sui banchi di scuola, quindi mi hai riportato indietro di 6 anni. È bello vedere anche che tra i partecipanti ci sono tanti pizza lover e anche qualche frozen pizza lover. Magari dopo la mia presentazione riuscirò a convertire qualcuno alla frozen pizza, chi lo sa. Dunque, il mio obiettivo di oggi è un po' raccontarvi il mio percorso, da un lato, e dall'altro raccontarvi quello che faccio oggi. Quindi far vedere un po' più da vicino come si fa marketing, come si fa innovazione in una multinazionale del settore food and beverage. Prima di tutto parto con una piccola introduzione di me. Ho messo qualche immagine che va un po' a riepilogare il mio percorso. Partiamo dalla pizza. La pizza... non tanto perché oggi lavoro sulla pizza, ma perché io ho sempre avuto una grande passione per il mondo del cibo. Fin da quando ero piccolo mi piaceva cucinare, vedere i programmi di cucina, andare per ristoranti, addirittura fare la spesa. Però non ho mai pensato di tramutare, diciamo, questa passione in un vero e proprio lavoro. Ho studiato economia a Torino, non sapevo bene cosa fare, mi piaceva il marketing. Quando mi sono avvicinato al mondo del lavoro ho detto... mi piacerebbe tanto lavorare nel mondo del food and beverage. Però da un lato mi sono reso conto che non avevo le competenze, le skill adeguate. Quindi mi sono guardato un po' intorno per cercare un master che colmasse questo gap e tra tutti mi ha colpito l'SCP. Cosa mi aveva colpito dell'SCP? Devo essere onesto, la cosa che da non ancora studente ho apprezzato di più era la diversity. Perché io sono finito in una classe con 30 studenti che venivano da 11 nazionalità diverse, ma non solo diversity a livello di nazionalità, quindi diversity culturale, ma anche diversity a livello di background. Io avevo studiato economia, avevo dei compagni che avevano studiato ingegneria, filosofia, arte. Quindi diciamo questo doppio livello di diversity messo insieme è stato veramente un asset molto importante. Naturalmente diversity, ma unita dalla stessa passione per il mondo del food and beverage. Altre cose che mi ha dato l'SP, secondo me un asset importante del master è che va a colmare un gap tra quello che è un'università standard italiana, in cui si fa molta teoria, e il mondo del lavoro, in cui c'è molta pratica.
Una delle cose che ho apprezzato di più sono appunto i casi concreti sul quale ci si lavora, le presentazioni che quasi settimanalmente si fa di fronte alla classe, di fronte ai compagni, ma anche di fronte a stakeholder esterni. L'altro grande asset sicuramente è il networking. Pensate, io ho lavorato in Lavazza, Barilla e Dr. Oetker, tutte e tre sono aziende che ho incontrato durante il master. E addirittura quello che è stato il mio capo per più di 3 anni in Barilla è una persona che è venuta a farci da testimonial durante il master. Quindi questo per dirvi il grande valore aggiunto che ho trovato in SP. Vedete in alto a destra una tazzina di caffè, perché io ho fatto la mia tesi di master insieme a Regina su Lavazza, in particolare sul lancio di un nuovo prodotto. Avevamo preso come esempio Prontissimo, che è un instant coffee, e non ho fatto solo la tesi in Lavazza, ma ho avuto anche la fortuna di fare un internship curriculare in Lavazza, che diciamo è stato il mio primo approccio al mondo del lavoro. Dopo Lavazza mi sono trasferito da Torino a Parma e ho passato 4 anni stupendi in Barilla, che io ritengo una delle realtà più belle in Italia, ma anche in Europa, quando si parla di food and beverage. Ho lavorato prima sul segmento pasta, che è un brand globale, quindi come potete immaginare è venduto in tutto il mondo. E poi ho avuto la fortuna di passare a un brand più locale, che sicuramente conoscete e consumate, che è Mulino Bianco. In particolare ho lavorato sulla categoria dei biscotti, ho avuto la fortuna di lanciare diversi prodotti. E dopo 4 anni stupendi in Barilla ho deciso di perseguire una carriera un po' più internazionale. Quindi mi sono dato il cambio con Regina, lei è venuta dalla Germania in Italia, io ho fatto il percorso opposto, mi sono trasferito a Bielefeld, ho iniziato a lavorare in Dr. Oetker. Ecco, Dr. Oetker, magari il nome, alcuni di voi non può non dire niente, forse il logo già vi aiuta di più, in Italia è conosciuto come Cameo, proprio perché è difficile da pronunciare, i miei genitori fanno ancora fatica adesso a dire Dr. Oetker, per il consumatore italiano si è pensato di utilizzare il brand Cameo. Attualmente lavoro come International Brand Manager sulla pizza e adesso vi racconto un po' meglio cos'è Dr. Oetker, visto che magari è una realtà che per alcuni di voi non può essere così familiare. La cosa interessante che ho scoperto quando sono venuto qui è che è un'azienda innanzitutto con una storia lunghissima, più di 100 anni, e la cosa che mi ha colpito è che non è nata tanto da un imprenditore, da un businessman, bensì da un farmacista. Siamo nel 1891 a Bielefeld e Dr. August Oetker, un farmacista, inizia a vendere nella sua farmacia baking powder, quindi lo lievito in bustine. Non ha inventato lo lievito, ma la cosa che poi gli ha consentito di avere molto successo è che lo vendeva già in bustine, quindi preporzionato, e poi ha iniziato a fare marketing sul prodotto, quindi prima investire magari sulla visual identity, poi sulla comunicazione, e diciamo che dal 1891 ad oggi l'azienda è cresciuta un pochino, siamo arrivati ad avere quasi 4 miliardi di fatturato, e la cosa interessante che potete vedere nel grafico a torta in basso a destra è che il 66% di questo fatturato proviene non dalla Germania, ma dai mercati internazionali. Quindi, specialmente negli ultimi 20 anni, Dr. Oetker è un'azienda che è cresciuta molto all'estero. Conta 17.000 dipendenti e anche qua c'è un buon livello di internazionalità. Adesso sono nell'international market e ho colleghi cinesi, indiani, canadesi, e questa è una cosa che sicuramente ti dà molto. Passando un po' ai sub-brand di Dr. Oetker, io sono sicuro che alcuni di voi, questi li conoscete, ad esempio Pizza Ristorante o Mumu, questo diciamo sono un po' tutti i nostri sub-brand, come vedete ce ne sono alcuni che hanno il master brand Dr. Oetker, altri, quelli in basso, che non hanno un riferimento a Dr. Oetker, ma fanno comunque parte della company, sono sicuro che ad esempio Pane Angeli lo conoscete. Oggi ci soffermiamo di più sul lato sinistro, quindi sul mondo della pizza, che è quello che gestisco io,
e andiamo a vedere cosa vuol dire lavorare sul mondo della frozen pizza. Vi anticipo che fare marketing per la frozen pizza non pensavo fosse così divertente, perché è un prodotto indulgente, è un prodotto legato anche a momenti di felicità, di unione, ma allo stesso tempo ci sono delle challenge. La prima challenge che io e i miei colleghi vediamo quasi quotidianamente è un po' la challenge dell'authenticity, perché la pizza ha da un lato una grandissima tradizione, dall'altro è un prodotto globale, e come vi ha detto Regina, tutti i prodotti globali poi vengono in qualche modo adattati ai need locali. Andiamo a vedere qualche esempio per spiegare meglio questo concetto. Vedete in alto a sinistra la famosa pineapple pizza, che in Italia è diventata ormai una barzelletta. Anche qui non posso vedere le vostre facce, ma sono sicuro che su alcune ci sarà un po' di disgusto, e da italiano lo capisco. Però la pineapple pizza è una realtà. Cioè, per quanto noi italiani non la possiamo concepire, vi assicuro che in Germania e negli Stati Uniti viene consumata tantissimo. Poi ci spostiamo a destra, vediamo questa che è la Chicago Style Pizza. Questa è particolare, forse più simile quasi a una torta, e la mozzarella non è messa sopra il pomodoro, ma è messa tra l'impasto e il pomodoro. Io l'ho provata e devo dire che anche da italiano l'ho apprezzata molto, molto indulgente. Ci spostiamo un po' in basso, vediamo una pizza un po' green. Anche qui abbiamo visto negli ultimi anni c'è stata una proliferazione di pizze un po' più healthy, specialmente sui food blog, dove un po' la crosta, l'impasto è una base per poi consumare verdure o quant'altro. L'ultima immagine è la pizza gourmet. Questo è un altro trend che è molto rilevante nel mondo della pizza, specialmente nel food service, quindi nella ristorazione. Magari una di queste fette ha sopra ingredienti super super premium, caviale, il gambero di Mazzara del Vallo, e solo una fetta costa quanto un'intera pizza margherita in un ristorante normale. Quindi questo per dirvi che è molto vario il mondo della pizza, e per farvi capire meglio questa varietà vi prendo un esempio che è un po' extreme e magari conoscete già, perché so, nonostante io adesso sia basato in Germania, so che è arrivata anche in Italia questa notizia, ed è la notizia di Pizza Ristorante, quindi il principale dei nostri sub-brand, che in collaborazione con i Blu ha lanciato questa pizza con i bastoncini di pesce. La cosa interessante, secondo me, di questo prodotto è che è un prodotto che è nato online, perché ad aprile 2021, attraverso il nostro canale Twitter, avevamo fatto un pesce d'aprile in cui annunciavamo il lancio di questa pizza. Naturalmente non era vero, però i consumatori l'hanno apprezzata talmente che un anno dopo siamo stati costretti a lanciarla, perché sennò si creava una rivolta. Poi, anche qui, da italiano non sempre viene, può essere capita e digerita, però vi assicuro che in Germania è stato un successo. Quindi quando si parla di authenticity, secondo me ci sono sempre due fattori da tenere in considerazione. La prima è che adattando molto il prodotto ai need e ai gusti locali, sicuramente la curva d'adozione aumenta, perché se io lancio una pizza all'ananas negli Stati Uniti, sono sicuro che viene sicuramente consumata e comprata dal consumatore. Ma allo stesso tempo si perde un po' la differenziazione rispetto alla competition. E quando adattiamo molto, di solito il prodotto è destinato ad avere un ciclo di vita più basso. Vi faccio l'esempio di Ristorante Bastoncini di Pesce, che sì, è stato un successo, è un successo, ma noi abbiamo lanciato in edizione limitata, perché già sappiamo che difficilmente sarà qualcosa che entrerà nella quotidianità del consumatore. Quindi ottimo come special edition, ma sul lungo termine l'autenticità vince sempre. Chiudo questo capitoletto sull'authenticity con un po' uno spunto di riflessione, un po' una provocazione sul mondo della pizza. Questo è un estratto da un articolo dell'Economist del 2016, in cui c'era una sorta di critica alla pizza napoletana. Se c'è qualche napoletano connesso, per favore, non offendetevi, però secondo me è una riflessione importante che vi fa capire cosa vuol dire fare innovazione sul mondo del food and beverage. Come sapete, la regolamentazione sulla pizza napoletana è molto stringente, quindi si può usare
ad esempio solo pomodoro San Marzano, su un determinato tipo di mozzarella, eccetera. In questo articolo la provocazione stava nel fatto che se si guarda da vicino la pizza napoletana e soprattutto gli ingredienti che la compongono, si vede come, ad esempio, il pomodoro viene originariamente dall'America, arrivato in Europa dopo la scoperta dell'America. La mozzarella di bufala è prodotta dalla bufala, che è una bestia asiatica. Lo stesso basilico originariamente viene dall'India. Quindi la provocazione qui sta nel far valorizzare quanto la cross contamination spesso è un fattore importante per l'innovazione, e un'eccessiva regolamentazione spesso può frenare quello che è lo sviluppo di nuovi prodotti ed idee. E anche la pizza è nata grazie a ingredienti diversi che nel corso dei secoli sono giunti in Italia, e poi sicuramente il genio della napoletanità è stato quello del metterli insieme e creare il prodotto. L'altra grande challenge che io e i miei colleghi affrontiamo ogni giorno è una challenge più legata alla sostenibilità. Ora, sulla sostenibilità non mi dilungo perché ha già fatto una bellissima introduzione Regina. Quello che vi voglio dire è che viviamo in un mondo in cui c'è una grande consapevolezza delle nostre scelte alimentari. Ogni volta che andiamo a mangiare qualcosa ci chiediamo qual è l'impatto di quello che mangio, e soprattutto qual è l'impatto sotto tre punti di vista. Il primo sulla mia salute, ad esempio, non vi dico nulla di nuovo dicendovi che un elevato consumo di carne nel lungo periodo può dare problemi di salute, oppure l'ambiente. Ad esempio, trovo che negli ultimi anni si parla tantissimo di quanto la plastica poi ha effetto sull'ambiente. E ultimo, l'animal welfare. Anche questo è molto importante. Ogni volta che noi andiamo a comprare le uova al supermercato ci chiediamo: ma la gallina che ha fatto quest'uovo è cresciuta in una gabbia di 30 cm per 30 o è libera di scorazzare tra i prati? Quindi il consumatore sempre di più si fa queste domande, ma la cosa che voglio aggiungere, che secondo me è interessantissima, è che lo stesso consumatore che si fa queste domande non è disposto a sacrificare la bontà del prodotto e non è disposto a pagare di più per quel prodotto. Quindi gusto e prezzo rimangono due fattori chiave da tenere in considerazione. Vi faccio un esempio: se io domani lanciassi una pizza super sostenibile, environmental friendly e che rispetta totalmente l'animal welfare, ma non è buona, nessuno la comprerebbe. Stessa cosa se lanciassi una pizza che ha tutti questi requisiti, ma costa il doppio di una frozen pizza normale, il consumatore non è disposto a comprarla. Quindi questa, secondo me, è la vera sfida relativa alla sostenibilità. Quindi lanciare dei prodotti sì sostenibili, ma che allo stesso tempo siano buoni e che costino poco. Dunque, nella prossima chat vi volevamo lanciare un po' una sfida, nel senso che Regina vi ha raccontato un po' quelli che sono i trend più importanti. Io vi ho dato un'introduzione al mondo della pizza. Quello che vi chiediamo è: avete 5 minuti, proponeteci secondo voi quella che potrebbe essere la pizza del futuro, una pizza che può avere un estremo successo sul mercato. Non so se gli lasciamo 5 minuti oppure nel frattempo vado allora, avanti con la presentazione. Allora Andrea, io farei in questo modo: magari ovviamente potete scrivere nella chat, però sì, c'è anche la possibilità di accendere videocamera e microfono e quindi interagire con Andrea e con Regina, quindi potete sfruttare questa possibilità, che di fatto è una grossa opportunità, e potete farlo cliccando sul pulsantino che è il braccio sollevato. Quindi io vi do la possibilità di accendere videocamera e microfono e quindi potete partecipare a questo confronto di 5 minuti e darci insomma la vostra idea, i vostri spunti per questa idea innovativa. Quindi Andrea, direi magari diamo qualche secondo per pensarci e poi nel caso comunque prosegui tu con le slide e ci ritagliamo qualche minuto più tardi, che ne dici? Assolutamente, va benissimo. Perfetto.
Allora, vediamo se c'è qualcosa qui in chat, ve la leggo. C'è Livia che scrive pizza con plant-based chicken nuggets. Molto interessante questa. Non commentare, aspettiamo gli altri, altrimenti non scrivono più gli altri. Allora, vediamo, visto che Livia ha scritto, Livia ti chiedo se vuoi alzare il braccio e magari illustrarci la tua idea. Puoi anche sapere se tu, Lidia, sei stata sotto i 50 che non hanno mangiato la pizza frozen prima e magari cambieresti con questa nuova, o se sei una che li mangia già. Vediamo, attendiamo. Allora, io direi, Andrea, magari proseguiamo con le slide e poi ci ritagliamo qualche minuto più tardi. Assolutamente. Ecco, quindi, anche poi per contestualizzare meglio le vostre idee, quello che vorrei fare con questa chat è un po' raccontarvi come si fa innovazione, perché io devo ammettere che da studente avevo un'idea distorta un po' dell'innovazione, no? Pensavo che fosse facile, veloce, lanciare un nuovo prodotto sul mercato. Purtroppo non è sempre così, nel senso che innovazione è un processo articolato, generalmente composto da quattro fasi. La prima fase è un po' la fase dell'ideazione, quindi si guarda un po' ai trend che vi ha raccontato Regina, si guarda un po' al consumatore, a specifici tipi di consumatore, e quindi si pensa un'idea, quindi magari l'idea con i chicken nuggets plant-based. Poi si passa alla fase di feasibility. Quindi qua ci si chiede, ma io azienda ho il know-how, ho le linee, ho gli asset per produrre quest'idea, o magari devo fare degli investimenti, devo trovare un partner che mi aiuti a portarla sul mercato. E questa parte di feasibility di solito viene fatta a livello molto cross-funzionale, quindi il marketing e l'R&D che guidano il processo di innovazione si interfacciano con le altre funzioni aziendali. Poi nella fase 3 si ritorna un po' a confrontarsi col consumatore, quindi si dice, ok, questa è l'idea, abbiamo sviluppato un prototipo, lo si dà in test e si chiede al consumatore cosa ne pensa. Di solito il consumatore, ho scoperto a mie spese, che è molto critico, nel senso che vuole sempre di più. Quindi di solito dopo il test si ritorna un po' ad aggiustare il prodotto su determinate caratteristiche, e quando il prodotto soddisfa la fase di test si passa al lancio. Avrete notato che la forma di questo Innovation Funnel è imbuto. Perché? Perché sono tante le idee che entrano, sono poche poi quelle che arrivano sul mercato. Perché? Proprio perché in ogni fase c'è una sorta di scrematura. Quindi tante volte un'idea non piace al consumatore, si ferma in fase 3, o magari certe idee sono bellissime, ma sono difficili o impossibili da produrre. Ecco, vi faccio anche un esempio concreto dell'ultimo range di prodotti che abbiamo lanciato con Dr. Oetker, che forse non è poi così distante dall'idea di Livia, perché è una pizza che strizza molto l'occhio al mondo salutare, al mondo healthy. Innanzitutto è una pizza good for you, perché ha pochissimo sale, non ha zuccheri aggiunti, ha un Nutri-Score estremamente positivo, A, ed è fonte di fibre e fonte di proteine. Anche a livello di chilocalorie, che di solito è uno dei grandi problemi della pizza, che è un prodotto abbastanza calorico, qui siamo sotto le 750 calorie. È una pizza vegana e meat free. In realtà abbiamo una variante che ha la carne, una variante con la bolognese, ma dove non è vero ragù alla bolognese, è un sostituto della carne. Quindi, tornando all'idea di Olivia, devo dire che è molto azzeccata. Chissà che un domani anche The Good Baker non lanci qualcosa che abbia il pollo non pollo, diciamo così.
non è solo una pizza good for you, ma anche good for the planet, perché il fatto che sia meat free sicuramente la renda impatto ambientale limitato, e anche con un packaging totalmente riciclabile e da fonti riciclate. Ma l'ultima cosa importante è il quadratino, il rettangolo giallo al centro, quindi è good for you, è good for the planet, ma è anche buona, perché se non è buona, ricordatevi, il consumatore non la compra. Quindi è una pizza che, ritornando al tema dell'autenticità, ha un look and feel estremamente artigianale e ha long fermentation, ed è cotta a pietra, quindi questo per ricondurla un po' alla tradizione. In conclusione, vi voglio lasciare con tre criteri che nella mia esperienza rendono un'innovazione veramente di successo. Il primo criterio è sicuramente quello di partire sempre dal consumatore, quindi lanciare dei prodotti che siano, noi in Doterica diciamo consumer centric, quindi siano basati su insight, su need del consumatore. Non solo su insight, ma anche sui trend. Quindi il primo criterio è consumer centric e che diciamo si riconduca ai trend di consumo. Il secondo criterio, che è un errore che io facevo molto all'inizio quando ho approcciato l'innovazione, dove ho sempre pensato che l'aspetto più importante fosse il prodotto. Quindi partire sempre dal prodotto. Sì, il prodotto è importante, ma non è l'unica cosa. Per essere veramente innovativi bisogna essere in grado di innovare un po' in tutti gli elementi del marketing mix. E dopo vi farò un esempio per spiegarvi meglio questo secondo punto. L'ultimo è il mio preferito, e anche secondo me il più importante, che purtroppo troppo spesso le grandi aziende si dimenticano, ma è quello di accettare il rischio. Perché? Perché spesso le grandi aziende tendono a minimizzare il livello di rischio quando si lanciano nuovi prodotti, e minimizzando il livello di rischio si va anche a minimizzare il potenziale distruttivo dell'innovazione. Tant'è che tante innovazioni vengono dalle startup. Come vi diceva Regina, nel mondo food and beverage ci sono tante startup. Le startup tante volte hanno un approccio più rischioso e sono in grado di arrivare dove le grandi aziende non arrivano, proprio perché sono più propense al rischio. Tre esempi che vi spiegano meglio questi fattori. Consumer centricity, come vi dicevo prima, un esempio vecchissimo, ma che secondo me è molto attuale e molto bello. Sono sicuro che tutti conoscete Heinz. Heinz inizialmente era venduta in questa iconica bottiglia di vetro, ma come magari qualche ketchup user può confermare, la bottiglia di vetro non è il massimo a livello di utilizzabilità. Vedete nella foto sopra, mettere ketchup sullo dog con una bottiglia di vetro nel massimo. Quindi negli anni 80 Heinz cosa ha fatto? Basandosi su questo consumer insight, ha lanciato questa bottiglia di plastica, squeezable bottle, che rende più facile l'utilizzo del prodotto. Questa innovazione è un'innovazione puramente di packaging, ma che ha totalmente distrutto l'industria del ketchup, delle salse. Tanto per darvi un'idea, sono stati scritti un paio di Harvard Business Case su questo caso, e cambiando il packaging e anche cambiato l'utilizzo del prodotto ed è aumentata molto la frequenza di utilizzo. Quindi in sostanza Heinz ha venduto molto di più. Il secondo criterio che vi dicevo, che ecco, magari a livello teorico nella chat precedente non era ben chiaro, spero che con questo esempio sia più chiaro, e che non bisogna fermarsi solo al prodotto. E vi riporto il caso di RX Bar, che era una startup statunitense che vendeva protein bar. Dico era perché 2 anni fa è stata acquisita da Kellogg's per più di $500 milioni, e il prodotto di per sé è innovativo, perché sicuramente erano delle protein bar, rientrano molto nei trend di consumo, ma la vera innovazione di RX Bar è stata quella di mettere la lista ingredienti sul fronte del packaging. Quindi una scelta molto rischiosa, molto innovativa, ma che poi gli ha permesso di differenziarsi rispetto alla competition. Ultimo esempio, come vi dicevo, ricordatevi sempre che qualsiasi innovazione, qualsiasi prodotto che lancerete può fallire. Qui vi ho riportato due bellissimi casi, secondo me, di fallimento, che sono quelli anche che magari studierete in questo master o avete già studiato nel vostro percorso di studi. Il primo è Grand Soleil, un prodotto che a me
da bambino piaceva tantissimo, infatti sono rimasto mai quando l'hanno tolto dal mercato. È un prodotto molto innovativo lanciato da Ferrero, ma che non è riuscito a entrare nelle abitudini di consumo dei consumatori. Lo stesso esempio per Coca-Cola Life, questa Coca-Cola addolcita in modo naturale con lo stevia, che non è riuscita a trovare il suo posto rispetto alla Coca-Cola Zero o alla Coca-Cola Light. Quindi questo per dirvi che due grandissime aziende come Coca-Cola, come Ferrero, spesso lanciano dei prodotti che non riescono a avere successo. Vi potrei fare anche tantissimi altri esempi di prodotti che ho visto in Barilla. Quindi tante volte accettare il rischio quando si tratta di innovazione è la cosa migliore. Questa era l'ultima chat, quindi direi che abbiamo concluso e sia io che Regina siamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda o curiosità. Allora Andrea, io ti dico la verità, mi hai fatto venire voglia di mangiare una pizza anche surgelata alle 17:11, ti dico la verità. Anch'io, ci ho già pensato cosa c'è nel frigo. Esatto, ottimo, quindi per stasera abbiamo trovato la soluzione. No, scherzi a parte, complimenti entrambi, davvero super super interessante e come dire, io da utente... Un click sul master di SP l'avrei fatto dopo aver ascoltato sia Regina che Andrea, quindi voi siete in tempo per farlo e quindi come dire, non perdete questa occasione anche per rivolgere le vostre domande ai due professionisti, anche perché appunto abbiamo qualche minuto, sfruttatelo. Nel frattempo Andrea io ti leggo le risposte che sono arrivate. Perché Livia, allora Regina, Livia diceva che io di pizza surgelata non ne mangio, quindi resta fedele a quella fresca. Ok, vediamo nel futuro. Esatto, e invece Andrea, tornando alle risposte della challenge, Valentina scrive pizza dolce, si vedono già versioni con la Nutella, si potrebbe pensare a qualche altra tipologia in versione dolce. Bellissima idea, se posso commentare. È una tornando all'esempio di prima dell'endurance curve, quindi della curva di durata di un prodotto, l'abbiamo lanciata la pizza dolce in passato, quello che ci siamo accorti è che funziona benissimo in limited edition, quindi magari il consumatore che va a fare la spesa la vede o vede la pubblicità, va a comprarla, la prova 1, 2, 3 volte, non è un qualcosa che riesce a entrare di nuovo nelle abitudini di consumo. Il problema della pizza dolce è che non si trova un momento elettivo di consumo. Noi abbiamo provato a posizionarla post cena o post pranzo, però diciamo che farsi una cena e poi come dolce una pizza dolce diventa un po' impegnativo a livello di calorie, quindi magari perché no una pizza dolce più piccolina. Che potrebbe essere... Forse Andrea, forse perché passa il concetto un po' che la pizza è un, come dire, un piatto che riempie, no? E quindi magari associarlo al dolce, solitamente il dolce se ne mangia di meno rispetto agli altri piatti durante un pranzo o una cena, no? E quindi... Bravissimo. Forse okay. Esatto, il pensiero è quello. Lorenzo scrive, per me una soluzione potrebbe essere sostituire la mozzarella con i sostitutivi vegani tipo crema di anacardi, stracchino vegetale. In modo da soddisfare sia chi ha intolleranze, sia chi è vegano per motivi etici o di sostenibilità ambientale. Però, come hai detto te, bisognerebbe fare test sul gusto. Assolutamente, questo è un punto correttissimo, Lorenzo. Complimenti per aver non solo proposto l'idea, ma anche per essere andato oltre. Ti posso dire che due di queste referenze sono già vegane, quindi hanno okay. Già un sostituto della mozzarella. Ed è assolutamente una... Direi che è già una realtà che secondo me sempre più prenderà piede. Allora, mi piace... Vai pure Andrea, scusami. Ti interrompo. Io vedete quando parlo di cibo mi appassiono molto, quindi magari sui tempi non sono il massimo. Per quello siamo anche andati oltre il tempo, scusateci, sì. Ma è la passione per il food and beverage. Tanto non mi ricordavo più cosa volevo dire. Parlavamo di pizze vegane? Sì, ecco, tante volte ti stupirai, ma io ho mangiato delle frozen pizze che avevano aveva un sostituto della mozzarella e non me ne sono accorto. Cioè,
i produttori stanno andando talmente avanti con la qualità che io sono sicuro che in un blind test la maggior parte dei consumatori lo scambierebbe per vera mozzarella. Allora, le risposte arrivano e io ti leggo quella di Andrea che scrive: pizza globale, creare una gamma pizza ispirata ai sapori mondiali, ad esempio un mix di spezie yaji, si pronuncia così, dalla Nigeria, il sapore piccante degli jalapeño del Messico, o ispirarsi al piatto dolce piccante Ruyak o Rujak indonesiano. Bellissima anche questa. Molto speziata. Sì. E posso dire che Dr. Oetker ci aveva provato qualche anno fa, se vuoi googolare, una linea che si chiama Culinaria, che secondo me in Germania c'è ancora, all'estero l'hanno tolta, che andava proprio in questa direzione. C'era la pizza greca, la pizza turca, quindi assolutamente penso che, ecco, magari forse qualche anno fa era un po' troppo presto, adesso che nel food ci stiamo globalizzando potrebbe essere una carta vincente. E poi invece c'è una bella idea da parte di Alessandro che devo proporre alla mia ragazza quando ne lascio un triangolo ogni volta che andiamo in pizzeria, perché lui dice pizza personalizzata per dimensione, meno spreco sia da parte del produttore che da parte del consumatore. Che ne dite? Molto interessante anche questa. Secondo me la cosa bella della pizza è che noi la pensiamo sempre come rotonda, ma si può giocare poi molto sulla forma, sia per aprirsi magari a nuove occasioni di consumo. Vi faccio esempio la pizza al taglio, viene consumata molto in momenti di sharing, quindi quando si è con gli amici, e sia, come diceva giustamente, per minimizzare gli sprechi. Quindi anche questa mi piace, devo dire che uscirò da questa call con tante belle idee, quindi grazie a tutti i ragazzi che stanno proponendo idee. Allora, io vi leggo anche la risposta di Fabiola che scrive: allora, con il lockdown è aumentata la voglia di homemade, confermo, è vero. Io farei un po' come Willy Wonka e metterei in palio la possibilità di partecipare a un corso per imparare a fare la pizza da surgelare a casa, processo che in realtà non ha nulla di malvagio. Sembra che perderemmo clienti facendo vedere loro che lo possono fare da soli, ma aiuterebbe a demistificare la poca autenticità percepita della pizza surgelata. Aiuterebbe inoltre ad accendere i riflettori sulla qualità degli ingredienti. L'health factor si vede nell'attitudine al food preparation, immagino, e attenzione alla stagionalità degli ingredienti. Già la vostra versione fresca di forno aiuta in questo cambio di mentalità. Wow, bello. Molto molto bella, posso dire, mi ripeti il nome della persona? Sì, allora si chiama Fabiola Ana, ha un nome un po' lungo, se vuoi scriverci il tuo mandaci nome... il CV Fabiola, perché hai detto le cose... okay, allora, lo trovi il suo nome nella chat, Fabiola Lawson. Yeah. Molto bello. Grazie Fabiola, ottimo. A proposito di lockdown, in effetti la voglia di homemade... Regina, Andrea, che ne dite? È aumentata? Durante il lockdown è aumentato. Adesso c'è una grande voglia di uscire. È proprio, forse si bilancia molto meglio dopo qualche mese, ma adesso c'è proprio la voglia di uscire. E rimane anche sempre un altro trend che non abbiamo coperto, questo convenience. Perché anche, per esempio, delivery, tutti hanno fatto delivery durante il lockdown, sapendo che la cosa peggiore sotto l'aspetto di waste, sia packaging che food. Tutti parlano di ridurre, di fare meno, sono sostenibile, ma tutti comunque ordinano tutto online. Ci sono sempre queste tendenze e contratendenze che è da vedere come cambierà. Secondo me alcune cose rimangono, e adesso ritorna con la guerra, sfortunatamente, di rifare di nuovo tante cose a casa o avere lo stock degli ingredienti per farlo a casa. Ci sono i momenti, secondo me, quando si fa tutto a casa, ma poi la convenience vincerà sempre perché non abbiamo più tempo e vogliamo uscire, vogliamo fare vita fuori. Cioè, entrambi, per quello la risposta è ci sarà di tutto. Da parte mia, non so Andrea cosa dici te. No, sì, non aggiungo niente Regina perché sono d'accordissimo, assolutamente. Ok, allora
Non ci sono altre risposte, quelle che abbiamo ricevuto però sono molto esaustive, quindi grazie mille a voi che avete partecipato, che vi siete messi alla prova. Potete farlo ovviamente cliccando sul link che vi ho inserito nella chat per raggiungere tutti i dettagli del Master in Food and Beverage di SP e quindi provare anche voi a dare vita a qualche idea innovativa di pizza e non solo pizza, giusto? No, di tutto, di certo. Tutto. Anche perché appunto l'ambito settore food and beverage è ampissimo e poi il cibo non passerà mai, quello è certo. Abbiamo anche i corsi di entrepreneurship dove si fa proprio il loro concetto che potete partecipare a una gara che si presenta anche davanti a investitori, è proprio anche parte di alcuni corsi di sviluppare un loro progetto nell'ambito di food and beverage. Per quello alcune di queste idee, Andrea, devi aspettare un po'. Magari vogliono partecipare con queste idee durante il master. Secondo me alcune potrebbero avere un bel successo. Sì. Perfetto, allora noi facciamo in bocca al lupo. Regina, Andrea, grazie mille per essere stati su Tutored. Vi auguro una buona serata e spero di rivedervi presto. Sì, grazie mille a tutti voi. Ciao. Ciao a tutti, buona serata. Grazie. Ciao. Buona serata. Ciao Andrea.